cominciare Sahin Loguzzo e Ursi, gli arbitri di questa partita. Sandro Nizevic pronto a saltare contro James Gist. All'andata vinse l'Angelico in maniera molto più ampia del più 9, il risultato all'andata, addirittura segnò 31 punti nel corso del primo quarto, una partita in cui i lunghi bielesi ebbero la meglio su quelli trevigiani, cioè il settore su cui Octagon Guti fa maggiore affidamento. Nizevic vince la palla 2, Dashaun Wood gestisce il primo possesso per la Benetton, si va subito da CJ Wallace che Maguti vuole coinvolgere subito sin dall'inizio di questa partita, e Wallace risponde subito presente col gancione. Questa azione l'hanno giocata i due giocatori che direi si stanno adattando a Treviso dopo un lungo periodo di ricerca della miglior forma, cioè Dashaun Wood e CJ Wallace. CJ Wallace protesta la grande prestazione contro Roma, 19 rimbalzi nella sua partita, è arrivato a riproporre a tutti gli effetti i numeri incredibili che ha fornito nella scorsa stagione a Capodorlando. Il pallone per Nizevic, molto pericoloso da quella posizione perché può servire dentro, lo sa Garri che va a pressare, costringe Nizevic a tornare fuori da Soragna, pallone per Wallace in angolo per Dashaun Wood che si alza subito da tre punti, il tiro non va, rimbalzo di Luca Garri, scappano un po' tutti per cercare di accelerare i ritmi della partita e Garri deve aspettare il ritorno di Smith che ricomincia l'azione. Evidentemente la Benetton vuole stare molto attenta a controllare ritmo di una partita, evitare il contropiede temibile dell'Angelico. Gaines contro Gary Neal, Gist che vuole attaccare CJ Wallace, pallone un po' fermo nell'attacco dell'Angelico, ancora Gaines che vuole Jerebko, spalle a canestro, il tiro girandosi di Jerebko, bella posizione a rimbalzo di Garri che lotta contro Luca Trevigiani, trova Jerebko con un bel pallone che Soragna intuisce, recupero da parte della Benetton, Neal per Dashaun Wood che pensa per un attimo al tiro in transizione, si butta dentro, scarica per Nizevic, tiro complicato di Nizevic, la mano come sempre morbidissima del giocatore croato, il fallo di James Gist. Nizevic, ce lo rivediamo in questo replay, è incredibile perché rilascia la palla con grande velocità, c'era Gist sopra la sua testa praticamente, poi la morbidezza che ha Nizevic dalla media distanza è letteralmente incredibile. Giocatore di grandissima esperienza, arrivato a solo quest'anno, a 33 anni nel campionato italiano, un giocatore forse un po' troppo sottovalutato nel corso della sua carriera, nel quale ha girato mezza Europa, sbaglia il tiro libero Sandro Nizevic, il pallone per Smith, poi il taglio di Gaines fuori per Gist con un pallone un po' troppo molle, lo recupera Gist e lo riconsegna a Gaines, gran pressione di Neal su di lui, il pick and roll fra Gaines e Gist, fuori per Garri che si prende il tiro a tre punti che non va, tocca Soragna, controlla CJ Wallace, davvero una calamita per i rimbalzi, il pallone per Wood che accelera, viene frenato dall'aiuto di Garri, torna fuori da Neal, poi Wallace, il consegnato per Matteo Soragna, l'ex di questa partita, fuori per Nizevic, l'alto basso con CJ Wallace, fallo di Jonas Jerebko, la pazienza della Benetton e tanti punti di riferimento che questa squadra ha in attacco, ormai siamo ad aprile inoltrato e questa squadra davvero ogni tanto gioca a memoria. Adesso ci sono davvero meccanismi molto ben oliati in casa trevigiana, è quello che vuole Macputi, che ha un gioco comunque molto ragionato. Pallone per Dashaun Wood e la zona dell'Angelico sulla rimessa della Benetton, c'è Jerebko in punta per questa zona 3-2 che rischia di complicare un po' la vita alla Benetton, non a Dashaun Wood che lascia lì Jerebko con la sua partenza, lo scarico per Wallace e la schiacciata. Direi che il problema di Dashaun Wood generato dall'infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per molto tempo è stato brillantemente risolto, visto l'inizio di questa partita e anche la partita infrasettimanale dove è stato uno dei protagonisti della vittoria contro Roma. Indubbiamente Dashaun Wood, come sapete, all'inizio del mese di ottobre, pochi giorni prima che iniziasse il campionato, si è infortunato alla ginocchio. Il recupero da questo infortunio non è mai molto semplice, sia dal punto di vista fisico ma anche da quello psicologico. Ha avuto bisogno di qualche partita per tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto l'anno scorso a Cantù, pressione su Garri che non può girarsi, esce dall'area, torna a innescare su uno contro uno, va con la mano sinistra, vola, Gist a rimbalzo, in qualche modo riesce a recuperare il pallone, però poi calpesta la linea di fondo e la Benetton può recuperare il pallone. Non riesce a rompere il ghiaccio l'Angelico, che probabilmente ha bisogno di correre per trovare la parte migliore del proprio gioco, cosa che non è ancora riuscita a fare. A tutto campo Jerebko su Dashaun Wood, poi la difesa si riposiziona nella zona 3-2 che abbiamo visto in precedenza, si fa vedere in lunetta Nizevic, poi Wood con le sue finte attacca questa difesa come se fosse un uomo, trova il taglio di Neal, stoppato da Gist, può correre Gaines, vede arrivare Smith in transizione, fallo di Matteo Soragna. E forse l'Angelico, che ha iniziato in maniera morbida questa partita, aveva bisogno di una giocata di energia per entrare definitivamente nel match. Gist questa giocata l'ha fornita e come.
Direi che Ghista ha fatto vedere che atleta è davvero. Era convinto di avere due punti facili. Gary Neal è andato un po' morbido a canestro, Ghista gli ha ricordato che non si deve andare così morbidi. Ancora Garry, un po' sfidato al tiro da tre punti, tripla di Luca Garry. Dopo il precedente errore si sblocca lo zero sul tabellone dell'Angelico con il canestro del giocatore astigiano. Il palleggio adesso è di Wood e ancora la difesa a zona per la squadra di Luca Becchi, ancora con in punta Jonas Jerebko. Soragna il taglio sotto da parte di CJ Wallace, perso per un attimo dalla difesa, però poi la pressione di Smith provoca la palla persa di CJ Wallace. E direi che davvero quella stoppata ha risvegliato un po' i giocatori dell'Angelico. Già in attacco in precedenza Garry e adesso questa difesa, hanno davvero altra energia adesso. Gaines con la palla tra le mani cambia lato trovando Smith, buona palla per Garry che parte troppo presto ancora prima di aver ricevuto il pallone, palla persa, ma adesso l'atteggiamento, l'approccio di Biel è davvero tutto un altro, è completamente diverso. Vediamo anche che Jerebko comincia prima la difesa andando quasi a tutto campo su Dashon Wood. Pallone per Wood, si posiziona con un po' di ritardo la zona di Biel, in questo caso non la punisce Matteo Soragna, ancora un rimbalzo di Luca Garry, molto coinvolto sia in attacco che in difesa in questo inizio di partita. L'idea di Becchi alternare molto le difese per cercare proprio di rendere, di disinnescare un po' le sicurezze offensive della Benetton. Si lotta a rimbalzo, ancora Garry protagonista positivo, questa volta però è lui l'ultimo a toccare. Il Rebko gli aveva scaricato una palla un po' difficile da controllare, è riuscito comunque a tirarla con Nizevic davanti. La Benetton sta comunque difendendo bene, perché i tiri dell'Angelico, a parte quello di Garry da tre, sono stati tutti piuttosto difficili. E ancora Wood ad attaccare Jerebko, la palla sfugge all'ex Canturino, può correre 3 contro 1 per Biella, controlla bene il corpo Luca Garry, servito da Joe Smith e il parzialino è di 5-0 per l'Angelico, con questa zona che sta pagando molto. Vedete come Jerebko parta molto alto per accennare un po' di pressione su da Sean Wood, che adesso fa girare per Gary Neal, il primo tiro della partita per l'attaccante più pericoloso della Benetton, che in questo periodo trova con meno facilità il canestro. Adesso si occupa di Gaines, Jerebko va subito da Ghist che vuole attaccare spalla canestro Sandro Nizevic, prova a tenere con il fisico, bel movimento di Ghist che poi però non ha gambe per arrivare fino in fondo, rimbalzo di Nizevic, il controllo di Dashon Wood che è dall'altra parte con Biella che nega la transizione alla Benetton, il pallone fuori per Matteo Soragna che resta contro Luca Garry, cambio ancora in difesa, tornata uomo in questa azione difesa dell'Angelico, pressione eccessiva di Ghist che commette fallo su Sandro Nizevic. In questa zona dell'Angelico effettivamente sta mettendo un po' in crisi la Benetton, che non ha più la fluidità dell'inizio. Adesso Ghista è andato a cercare la palla, adesso lascia il posto a Jurak, però c'è una pressione difensiva che sta effettivamente creando problemi all'attacco trevigiano. Si tratta del secondo fallo di James Ghist, deve accelerare un po' le proprie rotazioni Luca Becchi, dentro Goran Jurak, il giocatore sloveno dell'Angelico, ancora la zona per la squadra biellese, il consigliato di Soragna a Wood, pressione comunque di Gaines, in angolo Soragna cerca di liberarsi, Garry ti sta con lui con lo scivolamento, poi dopo due o tre passi di scivolamento allunga il braccio e commette fallo sul capitano della Benetton. Soragna ha fatto la cosa giusta, come spesso peraltro gli accade, cioè iniziare ad attaccarla non più da fermo con la semplice circolazione della palla, ma cercando anche qualche penetrazione proprio per far spostare la difesa dell'Angelico. Eh sì, perché dopo i 6 punti segnati molto rapidamente dalla Benetton, l'attacco di Treviso si è letteralmente fermato, complice la ottima difesa proposta dalla squadra di Luca Becchi. Ancora Soragna per Wood, fatica a penetrare la Benetton e a creare dunque rotazioni nella difesa avversaria. Gary Neal questa volta si prende la penetrazione, chiuso bene da Jurak, fuori una gran palla per Dashon Wood che si prende la tripla, canestro di Dashon Wood e gran giocata di Gary Neal. Ha seguito l'esempio di Capitan Soragna, Gary Neal, penetrazione e scarico, questo è un ottimo modo per battere la zona. Blocco di Jurak a favorire Smith, si va da Garry, spalle a canestro, chiuso da 3 maglie bianche, prende lo stesso il tiro che non va, rimbalzo di CJ Wallace, può correre da Sean Wood che supera la metà campo, contenuto ancora da Smith, prende posizione Nizevic, ma è seguito da Garry, allora ricomincia la Benetton, difesa uomo adesso per Biella, prova il taglio Wallace, buon body check di Garry, il pallone per Soragna, altro blocco di Wallace, sotto per Nizevic, tiro complicato per Sandro Nizevic, un'autentica macchina nei pressi dell'area. Aveva tanta pressione, ma il braccio di Garry era davanti alla faccia. Nizevic è incredibile.
Bel taglio backdoor di Gerecco, fa girare Jurak, Gaines con spazio per un tiro ben preso che non va, rimbalzo di Solagna che controlla bene anche il corpo, prova a correre per la prima volta in questa partita, le finte di Gary Neal, Gaines resta con lui fuori per Wallace, extra pass per Solagna, bello scarico per Sandro Nizzevic che va con la mano giusta, cioè la sinistra, torna a segnare la Benetton e torna ad allungare in questa partita. E costringe Becchi a chiamare immediatamente il time out, ancora una volta quando la Benetton attacca il canestro senza subire la difesa avversaria diventa davvero una macchina da canestro incredibile, ci sono diversi giocatori che hanno oltre a punti nelle mani ottime idee, vedi Soragna, vedi Wood e vedi in precedenza anche Gary Neal. A proposito di Matteo Soragna abbiamo detto che l'ex di questa partita, lo vedete qui parlare fra l'altro con un'altra vecchia conoscenza della Benetton, cioè Alessandro Ramagni, l'allenatore per cui ha giocato tre stagioni a Biella, la quarta nel 2000, quella della promozione. Matteo Soragna che grazie alla le grandi stagioni biellesi si è fatto conoscere a livello nazionale, ha conquistato le convocazioni in nazionale togliendosi diverse soddisfazioni, ultima delle quali l'argento olimpico di Atene, poi da lì Riccardo l'arrivo alla Benetton a poco e non solo per il numero di maglia ha preso il tuo posto diventando a tutti gli effetti il tuo erede. Vista l'eredità che gli avevo lasciato direi che peggio non poteva fare, di conseguenza ha potuto solo che migliorare la situazione. Matteo è arrivato a Treviso ovviamente con una responsabilità sulle spalle piuttosto grande, è riuscito comunque a svolgere il suo ruolo in ottima maniera, è un giocatore che non si deve assolutamente giudicare per le cifre ma per il lavoro scuro preziosissimo e importantissimo che fa per la sua squadra. E Biella ha imparato a conoscerlo soprattutto da questo punto di vista. Gaines si butta dentro in slalom, fallo di Nizzevic, accenno di aggressività di uno degli uomini maggiormente sotto i riflettori a Biella, cioè quel Rhys Gaines tornato quest'anno a Biella seguendo quel Marco Tripaldi che proprio su di lui a Biella aveva scommesso nella stagione 2006-2007, l'anno scorso proprio seguendo a Tripaldi dopo un inizio di stagione complicato a Milano è venuto qui a Treviso, però il suo rendimento ormai da molto tempo non è più quello di due anni fa quando quasi da solo portò ai playoff Angelico. No, decisamente un Rhys Gaines in chiara involuzione, un giocatore che ha delle grandi capacità, delle grandi doti, abbiamo visto anche l'accelerazione in questo uno contro uno, davvero difficile da contenere per qualsiasi difesa, però evidentemente ha un problema psicologico perché si vede che non è molto fluido in quello che fa. C'è in campo anche Greg Brunner, c'è in campo Valerio Spinelli per l'Angelico, palla difficile per Wallace che in qualche modo la controlla, ancora contro la zona biellese, Matteo Soragna allo scadere dei 24, si alza da tre punti e non va, buon rimbalzo lungo preso da Rhys Gaines, Spinelli ad accelerare i tempi, i ritmi di questa partita, rischia di perdere il controllo del palleggio, lo recupera, poi il blocco di Greg Brunner, si alza per il tiro da due punti Valerio Spinelli e attenzione, la coppia Spinelli-Brunner molto spesso produce tanti punti in pochissimi minuti. E invece un giocatore che a differenza di Gaines continua a evolversi in positivo è proprio Valerio Spinelli, un giocatore di cui quasi Becchi non può fare a meno. Sicuramente spesso trovandosi costretto a rinunciare o a Smith o allo stesso Gaines, intanto il fallo di Goran Jurak su CJ Wallace per Spinelli domenica scorsa contro Cantù, 23 punti, 18 dei quali nel corso del secondo tempo, qua Jurak con un fallo non particolarmente ben speso visto che CJ Wallace era molto in difficoltà. Era praticamente impossibile a meno che non trovasse veramente un coniglio nel cilindro e Wallace riuscisse a segnare quel tiro in una posizione impossibile, aveva fatto un'ottima difesa l'Angelico mandando appunto Wallace in quella posizione, Jurak ha compromesso tutto andando a cercare il pallone, andando a cercare una stoppata che non serviva. E guarda Jurak che in questo senso fatica un po' a controllarsi in questa stagione, il secondo per falli fatti, per falli commessi nel nostro campionato, nonostante la sua media, il suo minutaggio sia di poco inferiore ai 16 minuti, praticamente commette un fallo ogni 4 minuti e mezzo e questo può essere un problema per un giocatore che invece ha nell'aggressività e nella voglia di battagliare una delle sue armi preferite, molto spesso questo quintetto di Biella, cioè con Brunner e Jurak che insieme produce tanti danni verso la squadra avversaria. Spinelli ferma il palleggio, trova proprio Brunner col quale ormai c'è un'intesa praticamente ad occhi chiusi, prima Spinelli adesso Brunner, torna a segnare Biella e forse ha ritrovato in Brunner quello che quel feeling che aveva con Rocca quando giocava a Napoli, perché davvero anche in questo caso ha voluto
dovuto a tutti i costi trovare il suo pivot. E se c'è un giocatore che ricorda molto Mason Rocca, questo è Greg Brunner. Dall'altra parte Nizevic che punisce questa volta una difesa un po' pigra dell'Angelico, andando ancora a segnare. Sono già 8 i punti del giocatore croato con il 100% dal campo, 4 su 4 Spinelli con una delle sue scorribande, palleggia questo tiro che non va, ancora Brunner a rimbalzo, non direttamente dal passaggio, anche questa volta però il canestro di Biel arriva sull'asse Spinelli Brunner. E davvero è stato molto bravo Brunner prima a cercare, anzi a chiamare proprio il lato di blocco a Spinelli. Spinelli ha scelto l'altra parte, però a quel punto c'era uno scompenso difensivo, è andato bene Brunner a cercare la posizione sotto canestro. Poi l'errore di Nile, altro attacco per l'Angelico, 40 secondi alla fine del primo quarto, il blocco di Brunner. Nizovic questa volta nega il passaggio a Spinelli, fa correre da Sean Wood che viene contenuto da un ottimo rientro di Goran Jurak. Nizevic fuori per Matteo Soragna, la Benetton perde l'occasione di prendersi un tiro veloce che le avrebbe consentito di avere l'ultimo attacco teorico del primo quarto. Poi l'ingenuità di Greg Brunner, c'è il fallo su Nizevic, c'è bonus speso da parte dell'Angelico. Sandro Nizevic in volta. Due tiri liberi anche in questo caso abbastanza regalati a Brunner, che ovviamente era consapevole di aver commesso una sciocchezza. Comunque una difesa ben diversa quella dell'Angelico, che adesso è tornata uomo, mette una pressione diversa. L'ingresso di Spinelli e di Brunner appunto ha generato comunque una diversa circolazione anche in attacco. Applausi per l'uscita di Gary Neal e soprattutto per l'ingresso di quel Daniele Sandri di cui abbiamo parlato nel corso della prepartita, grande e inatteso protagonista della vittoria in settimana della Benetton sulla Lottomatica. 10 punti per il giocatore neanche 19enne. Tornato in campo per questi ultimi 23 secondi, segna Nizevic il primo tiro libero, va con il secondo e segna anche questo, doppia cifra per Sandro Nizevic che lascia il campo tra gli applausi. 10 punti i suoi contro gli 11 totalizzati da Biella in tutto il primo quarto. Biella che però ha l'ultimo attacco con il positivo Valerio Spinelli, nonostante i problemi alla tendine che gli hanno impedito ieri di allenarsi. Spinelli fa passare ancora un po' di tempo, vuole prendersi l'ultimo tiro, chiama il fido Greg Brunner per il pick and roll, poi scorribanda di Spinelli, chiuso da 4 maglie bianche, la palla controllata da Rancic, c'è possibilità per la Benetton di prendersi l'ultimo tiro, l'alza la palla verso Sandri da Sean Wood, è sfortunato Sandri, ma poi la correzione arriva per la Benetton con Renzi in tempo utile e si chiude nel segno dei giovani italiani il primo quarto della Benetton, 20-11 per Treviso, 10 punti di Nizevic, 5 per Luca Garri. Su Rieti il sorpasso di Ferrara su Cantù 3-7-3-6, poi più 10 del Montepaschi che ha sorpassato la Scavolini Spar 5-5-4-5, più 11 per Udine in casa contro Avellino 46-35. Qui invece siamo alla fine del primo quarto, 20-11 per la Benetton sull'Angelico Biella. Questa è l'ultima azione del primo quarto con il bel recupero di Rancic da Sean Wood che cerca di innescare Sandri. Andiamo a vedere il tiro che non va e la correzione in tempo utile secondo gli arbitri, da qua è difficile da stabilire, di Andrea Renzi per il 20-11 con cui si è chiuso il primo quarto. Una Benetton comunque brillante, ha difeso anche bene costringendo Biella a solo 11 punti. Ricordiamo che Biella è una squadra che normalmente tende a segnare parecchi punti. Ripreso il secondo, ripresa la partita con il secondo quarto, Smith con il piazzato. Finora la Benetton ha tolto le possibilità di tiro a Joe Smith che ne aveva preso solo uno nel corso del primo quarto. A segno Smith a cominciare bene il secondo periodo per la sua squadra con una tripla, c'è Massimo Bulleri in campo per la Benetton, fa girare ancora contro la zona Soragna per Rancic, trovato Renzi fuori ancora per Rancic, questa volta deve forzare il giocatore slovacco della Benetton, va a sbagliare, bel rimbalzo di Goran Jurak che ha garantito maggiore solidità difensiva alla propria squadra, bella penetrazione di Joe Smith con il fallo chiaro di Massimo Bulleri. Fallo chiaro e quasi rischioso per quanto riguarda l'intenzionalità, l'antisportività, chiamiamola come volete. Ci potevano essere gli estremi vista la facilità con cui alcune volte vengono chiamati questo tipo di falli. Eh sì, potremmo aprire il solito discorso, la difficoltà degli stessi arbitri nel dare coerenza, nel dare continuità a questo tipo di chiamate. Intanto Smith va a sbagliare il primo tiro libero, lui che è un ottimo tiratore ed è un Angelico che non ha ancora segnato dalla lunetta, 0 su 3
che diventa 1 su 4 dopo i due errori di Rhys Gaines e l'1 su 2 che avete visto di Joe Smith. 4 punti a cominciare questo secondo quarto e meno 5 per Biella, che ha Pietro Aradori in campo al posto di Gerebko, anche lui in mezzo in questa zona 3-2 che un po' di problemi alla Benetton li sta creando Bulleri, il consegnato da parte di Ranci, Caradori a chiudere molto bene Bulleri, poi Wood fuori per Soragna. Gran pazienza della Benetton, tripla dall'angolo di Matteo Soragna. Molto bravo Wood, anziché scaricare immediatamente a Soragna, aveva il braccio di un avversario lungo la linea di passaggio, ha usato due palleggi per attaccare il canestro, schiacciare così la difesa e avere un miglior angolo. Pallone per Smith, tenuto da Massimo Bulleri, una gran lotta fra questi due giocatori, costretto a fermare il palleggio Smith. Garri va da Jura che mette palla a terra, 3 secondi, 2 secondi, se ne accorge Spinelli, il tiro arriva in tempo utile ma non trova il bersaglio, rimbalzo poi controllato da Bulleri che porta ancora evidenti segni dell'infortunio alla testa che ha accusato nella partita di Pesaro. Il pallone per Ranci che spalla canestro, le finte contro Jura, tiro difficile per Ranci che ha ancora un'ottima prestazione difensiva da parte dello sloveno di Biella, che è il primo a arrivare dall'altra parte, va però a sbagliare l'appoggio con la mano sinistra sul recupero di Rancic, gran palla per lui da parte di Smith, quest'altra Jurak non ha trovato la necessaria coordinazione per chiudere, adesso è a uomo la difesa di Biella, continua ad alternare le proprie difese Luca Becchi. Bulleri ci mette un po' a leggere la nuova situazione tattica, pallone per Vudu, uscito bene a Ricciolo, cerca un passaggio, non lo trova, galleggia un po' in aria e segna un gran canestro. E qua ci vogliono davvero mani vellutate per segnare questo canestro, era partito chiaramente Wood per passare la palla, poi in terzo tempo non poteva fare altro, ha tirato, era vicino sì, ma non era per niente facile. Pallone per Aradori contro Soragna, non c'è palla dentro per Jurak, si va da Garri, un minimo inteso con Smith che vuole forzare la tripla in faccia a Massimo Bulleri, si è scaldato e come Joe Smith sono tutti suoi i 7 punti di Biella del secondo quarto. E davvero sembra che ce l'abbia su con Bulleri, perché in questo caso il Bull aveva difeso più che bene, così come tutta la Benetton, un tiro forzato di Smith ma 3 punti importanti. Bulleri per Wood, ancora la zona 3-2, sta facendo un buon lavoro anche Aradori lì in lunetta, Wood un tiro difficile che non va, lotta Renzi all'imbalzo, strappa la palla bene Jurak, può correre Smith all'altra parte, recupera Bulleri su di lui, Aradori prende il tempo a Soragna nel cuore dell'area, bella esecuzione di Aradori che poi sbaglia però il tiro, lavora Renzi a rimbalzo, Soragna è dall'altra parte, ritmi comunque alti di questa partita, Wood contenuto da Jurak, palla per Soragna che fa girare per Bulleri, buona rotazione di palla della Benetton, dentro per Ranci che sbaglia il tiro, schizza fuori nelle mani di Dashon Wood che si prende la penetrazione chiusa da Luca Garri, la palla rimbalza addosso a Wood, la rimessa è per Biella. Le migliori azioni d'attacco contro la zona Treviso riesce a farle quando arriva in transizione, cioè quando la difesa ancora fa fatica a schierarsi, mentre quando la difesa è già schierata ha molte più difficoltà. E adesso Biella può gestire il possesso con 7 punti da recuperare, blocco di Jurak, l'aiuto profondo di Ranci che poi recupera, ancora Spinelli che ferma il palleggio, Aradori per Jurak che si alza da 3 punti, il tiro non va, rimbalzo di Pietro Aradori che sta giocando una gran partita in questo secondo quarto, Smith con la finta rimonta Bulleri su di lui, la finta ancora di Smith, linea di fondo in aria contro Radorancic, secondo Loguzzo il fallo è precedente da parte di Andrea Renzi. È andato su molto forte Smith, sono andati due lunghi Ranci e Renzi a cercare di fermarlo, Ranci aveva sì preso il pallone ma Renzi chiaramente la mano e il braccio di Joe Smith. E comunque Smith che ha preso ritmo in questo secondo quarto dimostra di non avere paura e non sfidare i lunghi della Benetton, fra l'altro Renzi e Rancic sono decisamente più atletici dei due cosiddetti titolari che assicurano invece maggiore sostanza, maggiore qualità soprattutto in attacco alla Benetton, ancora un errore dalla lunetta però per l'Angelico, segna il secondo Joe Smith che ancora prosegue nel suo gran momento, 8 punti per lui, tutti in questo secondo quarto, sono tutti gli 8 segnati da Biella. Sì, davvero in questo quarto si è decisamente risvegliato Smith che sta dando una mano alla sua squadra, una squadra che però fa davvero molta fatica, c'è Gaines che in modo particolare sta risentendo probabilmente della difficoltà di questo clima.
Luca Becchi a parlare con i suoi giocatori. Comunque se l'Angelico è qui in partita a meno 6 al Palaverdo, lo deve a questo gran inizio di secondo quarto da parte di Joe Smith, come detto un po' in difficoltà nelle ultime partite, in assoluto 21 volte in doppia cifra nelle 25 partite fin qui giocate dal giocatore di Biella, ma solo 4 nelle ultime 8 partite nelle quali il suo rendimento è decisamente calato un po', ultime 4 partite per esempio nelle quali ha tirato un significativo 4 su 23 nelle triple, per un giocatore che a lungo è stato tra i primi 20 tiratori da 3 del nostro campionato e che oggi sta comunque rispondendo con un ottimo 2 su 3. Nonostante appunto quel 4 su 23 delle ultime partite, rimane una buona percentuale la sua, intorno al 36%, così come ha un'ottima percentuale di tiri liberi, però oggi un po' impreciso visto che in questo momento ha 2 su 4 dalla linea. E comunque Biella è lì a meno 6, a 6 minuti e poco più dall'intervallo, con Bulleri pronto, Bulleri pronto a ricevere la rimessa che effettuerà Matteo Soragna dopo il time out. Ecco il pallone gestito da Massimo Bulleri in palleggio e si allunga ancora la difesa dell'Angelico. Bulleri sempre contro la zona 3-2 e ancora Bulleri col palleggio prolungato, fatica davvero la Benetton a trovare la chiave per attaccare questa difesa. Soragna si butta dentro, poi scarica per Neil, fuori per Rani. Non sono granché le spaziature della Benetton, e Spinelli legge molto bene la situazione, furto e canestro di Valerio Spinelli, meno 4 Biella. Difesa decisamente indigesta questa 3-2, che comunque è molto simile a una match-up perché seguono i tagli spesso i giocatori, comunque si parlano, è molto ben fatta la zona dell'Angelico. Blocco di Renzi, Soragna senza guardare Aranci che prova ad attaccare l'area, il fallo in attacco su un ottimo gol a Jurak, proseguono i problemi per la squadra di Mahmouti. A questo proposito c'è stato il time out, andiamo a sentire il contenuto del time out Benetton da Claudio Angiolini. Intanto vediamo che entra Wallace al posto di Renzi, non era contentissimo proprio della prestazione di Renzi. Mahmouti prima nel time out aveva detto devi saper riconoscere le situazioni, in realtà qui non l'ha fatto purtroppo per lui, e poi non era neanche molto contento della difesa di Bulleri su Smith, visto che aveva segnato solo lui. Chiede, una delle chiavi per Mahmouti è proprio la velocità di esecuzione in attacco, mentre la Benetton si ferma troppo. E infatti adesso c'è Guerini a seguire Smith, Smith va da Garri, poi Bulleri contro Valerio Spinelli, il palleggio ancora del giocatore di Pozzuoli che trova Luca Garri, 5 secondi, non se ne accorge Garri che dovrà prendere un tiro, lo fa adesso in tempo utile, non va, bel tagliafuori di Matteo Soragna su Pietro Aradori, subito l'apertura per Massimo Bulleri. L'attacco della Benetton si è letteralmente inceppato in questo secondo quarto nel quale in poco più di 5 minuti ha segnato 5 punti a uomo. Adesso la difesa dell'Angelico, Wallace attacca Goran Jurak, uno contro uno, si protegge con il ferro, il gran movimento di CJ Wallace. Ha cercato di sorprendere la Benetton coach Becchi riportando i suoi a uomo, ma ha attaccato molto bene facendo circolare la palla la Benetton e finendo appunto in post basso a Wallace. Adesso il post basso ci va Jurak, attacca Wallace, parte forse un po' presto con una sospetta infrazione di passi, c'è anche il fallo però di CJ Wallace. A modo di vedere erano passi in partenza, lo rivediamo chiaramente in questo replay, però c'era stato il contatto, Wallace aveva effettivamente spinto con le mani il corpo di Jurak. Tornano Gaines, Brunner e Gist, triplo cambio per Luca Becchi, fuori Spinelli, Garri e Jurak. Joe Smith pronto alla rimessa, è tratto anche Dashon Wood in casa trevigiana. Bulleri questa volta spinge Pietro Aradori sulla ricezione. Si è fatto un po' sorprendere Bulleri in questa azione della rimessa da fondo, era in una posizione forse sbagliata, l'aveva visto Aradori che molto intelligentemente ha fatto questo flash verso Joe Smith che gli ha passato immediatamente la palla. Secondo fallo di Bulleri ed è il quinto di squadra in questo secondo quarto per la Benetton. Infatti vedete Pietro Aradori che va in lunetta, giocatore che ha avuto qualche problema di inserimento all'interno di questo gruppo all'inizio, poi nelle ultime partite il suo rendimento si è elevato tantissimo, da 3 punti 12 su 17 nelle partite giocate nel nuovo palazzo dello sport di Biella, nelle 3 partite, 2 di queste però perse dall'Angelico. Tutti a Biella ricordano ancora il 7 su 8 da 3 punti contro Montegranaro, con il quale Aradori ha bagnato l'inaugurazione ufficiale del nuovo palazzo.
È un giocatore che sì, ha avuto delle difficoltà, ma adesso si è decisamente sbloccato. È un giocatore che oltretutto ha davvero mano mortifera, lo sta dimostrando in queste ultime partite. Adesso sospetto di Guerinil, che tiene comunque il perno, ma c'è la gran difesa di Brunner su di lui. Può correre Biela, che è quello che vuol fare. Gaines fermato dal rientro di Nincevic e di Bulleri, deve tornare da Gist. Nincevic lotta con Brunner per la posizione, si torna da Joe Smith. Adesso se ne prende cura da Sean Wood. Pallone per Gaines alle spalle di Bulleri. L'uno contro uno di Gaines, fuori ancora per Smith, finta di tiro di Gaines da tre punti, Ghistula, buona uscita di CJ Wallace, poi prova una magia Brunner allo scadere dei 24 secondi, pallone raccolto da Bulleri e pallone ancora vivo, Bulleri in slalom, costretto al fallo Joe Smith, la Benetton che fatica ancora in attacco, cerca di affidarsi a un maggiore rendimento difensivo. Nella precedente azione offensiva di Biel abbiamo visto secondo me le difficoltà di Gaines nella sua testa, perché ha ricevuto una palla che poteva tranquillamente tirare, un tiro che deve assolutamente prendere, invece ha scaricato la palla a Gist, che è molto meno tiratore di lui. Solo un tiro tentato da Rhys Gaines in questa partita finora, l'errore di Bulleri, buon lavoro questa volta di Gaines con tecnica, rimbalzo Smith per Aradori che è già dall'altra parte, spazio per il tiro che è da due punti, Loguzzo era lì vicino, la punta del piede di Aradori sulla linea del tiro da tre, il canestro comunque vale e vale come, perché vale il meno due per Biella. Meno due, continua la rincorsa dell'Angelico che sta mettendo in difficoltà, adesso c'è stata un po' di fortuna e Bulleri è riuscito a recuperare questo pallone che era praticamente stato recuperato. Bulleri in versione Paolo Rossi, opportunista dei canestri, segna i primi due punti della sua partita e torna a far muovere quel tabellone della Benetton che era fermo a quota 27 da molto tempo, bel taglio di Aradori a Ricciolo, poi la palla per Greg Brunner. L'Angelico, come tutte le squadre principalmente offensive, si è sbloccata in difesa, ha trovato una chiave in difesa, ha trovato molto coraggio in attacco. E ancora una volta Aradori fa una gran bella cosa, aveva iniziato la partita molto silenziosamente facendo cose molto utili, qualche rimbalzo, qualche buon passaggio, adesso invece sta attaccando anche il canestro, il tiro da due in precedenza, questa ottimo assist a Brunner. Gran entrata di Rashon Wood, questa volta mancano gli aiuti in casa biellese, Wood però è molto bravo a proteggersi con il corpo e andare a segnare in rovesciata. In campo Daniele Sandri ad occuparsi di Rhys Gaines, il giocatore di cui parlavamo del 1990, riesce a girare intorno a un blocco un po' sospetto da parte di Brunner, palleggia resto il tiro di Joe Smith a segno da tre punti, poi chiede scusa. Però diciamo che le scuse se le strameritate con questa tripla. No, le scuse erano rivolte a coach Becchi e ad Aradori, perché effettivamente in precedenza non aveva visto una ottima uscita di Aradori dal blocco, dopodiché ha inventato quella magia, credo che le scuse siano state accettate. In qualche modo la palla arriva da Sandri a Guerinil, che palla di Daniele Sandri che si prende ringraziamenti di Guerinil, che segna in questo modo il primo canestro della sua partita, tre punti, 1 su 5 dal campo per Neil, più 4 per la Benettona, 1:30 dall'intervallo, Rhys Gaines palleggio, arresto e tiro da tre che non va, tocca Neil, controlla Sandri che può andare in contropiede, braccato dallo stesso Gaines, si ferma e consegna da Sean Wood, arriva Neil che prende sul tempo la difesa avversaria e poi il fallo di Rhys Gaines su CJ Wallace. E il giovane Sandri, come la scorsa, anzi come mercoledì scorso, è entrato in campo, ha fatto subito due ottime cose, lo scarico in precedenza su Guerinil per il tre punti dell'americano della Benetton, dopodiché è riuscito ad ammaestrare una palla difficile che gli era arrivata in contropiede, adesso costringe immediatamente Becchi a chiamare time out la Benetton. Un notevole contributo di Daniele Sandri, nato a Milano, si è trasferito nei Caraibi addirittura, la mamma è di Santo Domingo, il papà è milanese, ma dai 5 anni di età è tornato a Treviso e da lì ha cominciato tutta la trafila con la Benetton a partire dal mini basket. Questo è invece il cammino che attende Treviso nella corsa di cui abbiamo già parlato nel corso del prepartita, verso il terzo posto, se non addirittura verso il secondo. Vedete le tappe fondamentali a Milano e a Teramo e contro Teramo su questo campo. La vittoria contro Milano di 1 dell'andata, la sconfitta di 2 a Teramo fanno sì che il confronto diretto sia possibile portarlo a casa, però saranno davvero i momenti in cui si deciderà questa corsa, anche perché all'ultima giornata sarà a casa della Virtus di Bologna, la Benetton, è vero che ha il più 16 di vantaggio dell'andata, ma è anche vero che al momento la Virtus sembra un po' più sicura del suo secondo posto. Chiaramente non è un cammino facile quello di Treviso che
Oddio, dipenderà molto da quello che succederà stasera, ma dopo questa partita avrà 3 partite su 4 in trasferta. Sappiamo benissimo le difficoltà che ha avuto quest'anno la squadra trevigiana proprio nelle partite lontano dal Palaverde. Chiaramente è un percorso che è difficile ma non impossibile, il raggiungimento del terzo posto, lo dicevamo in precedenza, è importante soprattutto per poter evitare in semifinale eventualmente il Montepaschi. Anche perché la Benetton, dopo un cammino molto difficile in trasferta in questa stagione, ha lungo una sola vittoria, sembra essersi sbloccata anche da questo punto di vista. 2 vittorie nelle ultime 2 trasferte a Cantù e a Pesaro, l'ultima quella di Pesaro davvero molto larga, a segno Wallace dalla lunetta, più 6 Treviso, 1.15 da giocare, a Radori a ricevere, inseguito da Gary Neal, lotta Rhys Gaines contro Daniele Sandri, il contatto tra i due è falloso da parte del giovane giocatore della Benetton. Rhys Gaines ovviamente ha molti più anni di esperienza e molte più partite giocate rispetto a Sandri, che si è praticamente abbracciato al giocatore dell'Angelico commettendo chiaramente fallo. A segno della lunetta Rhys Gaines del primo punto della partita per il giocatore, come detto, visto l'anno scorso da novembre fino a fine stagione qui a Treviso, 23 partite, 11 punti per lui di media, ma mai un rendimento che abbia avuto impatto sulla stagione comunque infelice della Benetton. Radori a rubar palla da Sean Wood, corre Smith, corre Brunner che cerca di controllare il corpo, non ci riesce, infrazione di passi di Greg Brunner. Il peggior ricevitore di una palla in contropiede è un lungo, chiaramente secondo me Smith intendeva passarla a Gaines che era giusto dietro Brunner, ricevuta però la palla dal pivot dell'Angelico come si passa in partenza. E ancora Sandri a giocare tanti minuti anche in questa partita, complice l'infortunio di Norman Lorber, ma soprattutto complice le ottime prestazioni che il 19enne, neanche 19enne del vivaio Benetton sta fornendo. Wood palleggia questo tiro, buona uscita di Brunner, rimbalzo di Smith che vorrebbe subito prendere per Radori, bravo Nila a negargli un facile passaggio. Radori che riceve adesso, cerca di farsi largo, perde la palla, si tuffa Wallace, corre la Sean Wood, momento molto caotico della partita, ancora le finte di Wood, vola Gist molto più in alto anche di quanto il regolamento permetta, canestro valido da Sean Wood. Certo, il canestro magari era anche valido, ma Gist è davvero arrivato in cielo, ha dovuto abbassare la testa per evitare il ferro, non diciamo altro. È davvero, a saltare così tanto ogni tanto vai anche oltre quello che il regolamento permette, le straordinarie qualità atletiche accoppiate però anche a una notevole tecnica per il giocatore controllato del San Antonio Spurs e visionato domenica scorsa alla Palabiella da RC Buford, il general manager della squadra texana. 26 secondi, poco più al termine del primo tempo, non può andare fino alla fine ma quasi, l'Angelico e giocherà a lungo con il cronometro Joe Smith per lasciare meno tempo possibile agli avversari per un'eventuale reazione. Pronto il blocco di Brunner, aspetta ancora un po' a portarlo, poi invece la palla va direttamente a Gist che dà un occhio al cronometro, aspetta il taglio di Gaines, blocco di Brunner per l'uscita di Aradori, si butta dentro Aradori, ancora il suo possesso gli viene sporcato, la palla finisce nelle mani di Gist che si prende il tiro da 3 allo scadere dei 24 secondi, meno 3 Biella, time out Benetton per organizzare al meglio i 4 secondi scarsi che mancano. Ha difeso bene la Benetton evitando una facile penetrazione ad Aradori, sporcata anche la palla, se l'è ritrovata comunque in mano il giocatore dell'Angelico, è riuscita a scaricarla a Gist che non è un grandissimo tiratore da 3, comunque si è fatto trovare pronta, ha segnato. Adesso restano 3 secondi e 37 centesimi alla Benetton per cercare un tiro. E soprattutto restano 2 falli da spendere all'Angelico, che ha commesso solo 2 falli in questo secondo quarto, il che rende ancora più complicato il eventuale tentativo della Benetton. Qui la sfida nella sfida fra CJ Wallace e James Gist, con Wallace che ha avuto un impatto notevole soprattutto nel corso del primo quarto, già 9 punti e 5 rimbalzi per l'ex capo d'Orlando, che sta attraversando davvero un periodo felice, sembra davvero ritornato quel giocatore che ha fatto vedere grandissime cose nella passata stagione a capo d'Orlando. Adesso c'è un attimo di confusione in campo per l'Angelico perché c'erano 6 giocatori, viene richiamato Gist immediatamente in panchina. La rimessa sarà di CJ Wallace, ricevitori pronti Bulleri e Wood con Aradori e Smith a contestare una facile ricezione, rischia qualcosa Wallace, Bulleri ha tutto campo, lo slalom, il fallo di Joe Smith inevitabile. È il secondo fallo della partita però per Smith, meno di 1 secondo al termine del primo tempo. Becchi non vuole rischiare un terzo fallo dentro Spinelli. Chiaramente potrebbe costare caro
un terzo fallo eventuale di Joe Smith. Dashaun Wood aveva fatto in precedenza un movimento davvero da giocatore di football per cercare di liberarsi. Rimessa di Bulleri, che immagino lancerà la palla più vicino possibile al canestro. Si muove Wood, pallone troppo alto per Wallace, e Brunner ha potuto anche lasciare andare il pallone. La palla sarebbe tornata a Biella con meno di un secondo di tempo. Finisce qua invece un primo tempo molto godibile, 38-35 risulta. Rendimento dei due playmaker di Treviso, 11 punti il duo Wood Bulleri, con Bulleri forse alla peggior prestazione da quando è tornato qui a Treviso, con un ottimo Joe Smith dall'altra parte che ne ha segnati 11 quanto Wood e Bulleri assieme. Comincia il terzo quarto, partita molto equilibrata grazie al grande rientro nel secondo quarto da parte dell'Angelico, e Wood a gestire il primo pallone con Soragna. Adesso il blocco di Sandro Nizzevic, Soragna si butta dentro, c'è Geremko ad aiutare, pallone fuori per CJ Wallace, Dashaun Wood si butta dentro, gran lavoro di Garry in aiuto e il pallone raccolto da James Gista a rimbalzo. Smith è dall'altra parte, c'è stato l'intervallo, i due allenatori hanno parlato a lungo con le due squadre. Geremko si butta dentro e subisce fallo. Noi andiamo a bordo campo da Claudio Angiolini per sentire il contenuto dei lunghi timeout, chiamiamoli così, dei due allenatori. Sì, partiamo da Biella. Becchi dice di controllare il ritmo, ma è abbastanza contento, dice stiamo tenendo il ritmo che volevamo, ha adattato un po' la zona 3-2 e chiede di alternare di più le opzioni in attacco e di attaccare meglio sul pick and roll centrale. Mahmuti chiede di essere più aggressivi contro la zona, troppo fermi in attacco, e l'ha ripetuto per tutto il primo tempo, e poi dice abbiamo concesso troppi punti nel secondo quarto, dobbiamo difendere come abbiamo fatto nel primo quarto. Intanto nel corso dell'intervallo ci è arrivato il dato sugli spettatori paganti, ed è un dato che ci interessa particolarmente in questa partita. Sapete che tutto l'incasso verrà devoluto alle famiglie colpite dal terremoto dell'Abruzzo, sono 6.000 euro di incasso più 3.400 raccolti grazie ad una lotteria benefica nel corso della prepartita, totale 9.400 euro che il pubblico di Benetton e Angelico, con l'apporto anche dei tifosi biellesi che hanno fatto una colletta, 9.400 euro raccolti in favore delle famiglie colpite dalla tremenda tragedia del terremoto, davvero un contributo notevole che arriva da questo campo, ma su tutti i campi della Serie A stanno avvenendo iniziative di questo tipo. Palla recuperata da Soragna, intanto Guerini ferma il palleggio fuori per Soragna che non è in ritmo per prendersi il tiro, si riposiziona la difesa di Biella con l'attacco da parte di Guerini, il tiro forzato, lavora CJ Wallace a rimbalzo, il duo Geremko e Garry strappa il rimbalzo, Smith è dall'altra parte, pronto un blocco in transizione di Luca Garry, si va da Geremko, ancora fuori per Garry, sfidato al tiro da Nizzevic, tiro che va ma non trova il bersaglio, poi Soragna in qualche modo raccoglie il rimbalzo. L'Angelico non ha sfruttato una situazione di chiaro sovrannumero perché erano rimasti attardati sia Neal che Wallace nella precedente azione, c'era un 5 contro 3 che invece non è stato gestito nella miglior maniera. Sbaglia Nizzevic, il primo errore dal campo del croato, e la difesa di Biella che ha uomo in questo inizio di terzo quarto cambia sui blocchi del pick and roll quando è Gist l'uomo che marca il lungo, e questo sta mettendo in difficoltà la squadra di casa che recupera palla con Sandro Nizzevic. Attenzione a Gist che va a braccare da Sean Wood, Wood se ne accorge, serve Wallace, poi Neal che cambia il lato, trova Soragna con un passaggio complicato, Wallace vuole attaccare Garry, buona difesa di Luca Garry, palla persa da Wallace, c'è forse fallo su Smith ma c'è contropiede da parte di Biella, la schiacciata di James Gist è il primo canestro dalla parte dall'altra del secondo tempo, ed ecco gli effetti speciali di James Gist. Rompe il ghiaccio alla sua maniera Gist. Rispetto al primo tempo l'Angelico sta giocando una grandissima difesa che non sta permettendo nulla in questo inizio del secondo tempo alla Benetton. E Garry attaccato a Nizzevic, prova ad andare via con un movimento molto gradito al giocatore istriano lungo la linea di fondo, sorpreso un po' Garry, fallo di Garry su Sandro Nizzevic. Garry soprattutto è stato il giocatore che forse ha interpretato meglio questo ottimo inizio difensivo della Benetton, adesso ha commesso fallo su Nizzevic, ma non sono così convinto fosse fallo sinceramente. E non era nemmeno Luca Becchi che ha protestato, l'arbitro Loguzzo, ancora la zona 3-2 sulle rimesse avversarie con Geremko a contestare il tiro di Neal che non va, rimbalzo CJ Wallace, arriva Gist a metterci la mano, tocca il braccio dell'avversario, fallo di Gist. Questo invece di fallo era nettamente chiaro, Gist ha cercato di prendere la palla ma ha invece preso l'avambraccio di Wallace che aveva un'ottima posizione per il rimbalzo offensivo.
del terzo fallo per James Gist, così importante dal punto di vista anche tattico in questa partita, nelle momenti di difesa a uomo dell'Angelico. Adesso siamo ancora a zona 3-2, si butta dentro Dashon Wood, si protegge su Gist che gli nega però un tiro facile, rimbalzo di Gaines che vuole correre, tratto Jeremko in angolo, le finte di Jeremko che offensivamente non si è ancora visto in questa partita. Gist vorrebbe Garry, non c'è linea di passaggio, si torna da Rhys Gaines che chiama Smith che esce dal blocco di Gist. Smith in mezzo all'area, trovato Garry che si protegge con il ferro, gran canestro di Garry e sorpasso Biella, 39-38. Mi ha aspettato questo sorpasso, ma l'Angelico sta giocando decisamente meglio rispetto a Treviso in questo momento. E la Benetton continua a non trovare soluzioni contro le tante difese proposte da Luca Becchi in questa partita. Nizelic a cercare Wallace, non si intendono i due e la Benetton così sicura del primo quarto non esiste più. No, invece la sicurezza l'ha trovata tutta Biella, vediamo Garry in questa ottima conclusione dal lato opposto rispetto al pallone che aveva ricevuto da Smith. Ottava palla persa per la Benetton, adesso è Smith, attacco importante dal punto di vista psicologico, Smith attacca Dashon Wood, lo sorprende con la sua partenza, primo fallo di Dashon Wood. E l'Angelico si sta dimostrando squadra forse addirittura migliore rispetto all'Angelico casalinga quando gioca lontano appunto dal parquet di casa. Lo sta dimostrando anche qui, come l'ho dimostrato a Caserta nell'ultima vittoria due settimane fa in trasferta della squadra di Becchi. Gaines fuori per Jeremko, uno contro uno su Soragna che tiene con la difesa fino alla fine, poi sull'ultimo tentativo di Jeremko arriva il fallo del capitano della Benetton. È stato fischiato, si è un po' lamentato Soragna, ma secondo me c'era abbastanza chiaro lo spostamento con il corpo, ha spinto Jeremko proprio contro Wallace, poteva essere anche fallo in attacco, ma c'era stata in precedenza la spinta. Spinta di Soragna, ma anche fallo di CJ Wallace, questo è quello che hanno visto gli arbitri, il secondo fallo di CJ Wallace, va in lunetta Jonas Jeremko che sta vivendo un gran momento della sua stagione, non si è visto però in questa partita, quello che avete visto è il primo punto del match per lo svedese. No, non si è molto notato Jeremko, comunque un lavoro suo oscuro ma prezioso, soprattutto difensivamente parlando, un giocatore molto eclettico, può coprire diverse posizioni ma soprattutto essendo alto gioca in punta a questa 3-2 che sta tanto mettendo in difficoltà la Benetton. 9 volte in doppia cifra nelle ultime 11 partite, il giovane svedese alla sua seconda stagione a Biella, Guerinilla vorrebbe Wallace e lo trova inseguito da Gist, adesso si prova a lavorare sui tre falli di James Gist in casa trevigiana, liberato in angolo Wood, è un buon tiro ma non va, in due a rimbalzo, si ostacolano e Wood capisce tutto, va a rubare un pallone importantissimo, poi Garry non trova il rimbalzo, stoppata di Gist e Smith recupera il pallone con l'aiuto ancora di James Gist, palleggia il resto a tiro di Joe Smith che non va a Soragna, con esperienza strappa rimbalzo a Jeremko ed è dall'altra parte la Benetton che ha lasciato lì un paio di occasioni nell'azione precedente, manca l'anticipo Gist, si fa trovare Nizelic, Garry era nella posizione giusta, le mani di Nizelic però tornano ad essere quelle del primo quarto. Gist si è fatto ingolosire dal passaggio che sembrava abbastanza prevedibile indirizzato a Nizelic, ha cercato il pallone, è andato chiaramente fuori controllo, ha lasciato libero Nizelic. E quelli che avete visto sono i primi due punti della Benetton in questo terzo quarto, sono passati 5 minuti e mezzo, il rimbalzo ancora di Matteo Soragna, il settimo della partita del capitano della Benetton, Dashon Wood fuori per Soragna che si alza da 3 punti, importante il tiro è corto, Garry bene a rimbalzo, pressato da CJ Wallace e Garry ancora a farsi sentire contro uno dei migliori rimbalzisti del nostro campionato, ottavo rimbalzo per Luca Garry, Smith per Jeremko, la finta di tiro, si va da Garry coinvolto in attacco, la finta di passaggio, l'uno contro uno di Garry che si avvicina a canestro, in precedenza il fallo di Sandro Nizelic. Bene Garry con la pazienza, ha ricevuto la palla vicino a canestro, ha aspettato che la squadra si mettesse a posto, Gaines non l'ha sicuramente aiutato con un taglio in precedenza che gli ha portato Neal, con un taglio backdoor che gli ha riportato Neal, ma nel frattempo aveva commesso fallo Nizelic. Fuori Smith, fuori Garry per Luca Becchi e dentro la coppia Spinelli-Brunner che ormai entrano ed escono dal campo insieme, fanno letteralmente coppia fissa a Caserta nella vittoria 85-81 di Biella, 13 punti di Brunner nel solo quarto-quarto, anzi negli ultimi 8 minuti, praticamente tutti provocati dal gioco 2 con Valerio Spinelli che adesso è in palleggio, sale Rhys Gaines per ricevere, la palla è per l'ex di giornata, il blocco di Brunner, lo slalom di Gaines, ho trovato ancora Spinelli,
4 secondi per chiudere l'azione, rafforzare Greg Brunner, il tiro che non va, vola ancora rimbalzo Gist, strappa il pallone, lo appoggia per due volte verso il canestro, la seconda è quella buona, più 3 Angelico. Chiaramente più energia quella messa in campo dall'Angelico, sta dominando da una parte e dall'altra, è riuscita a segnare solo 2 punti la Benettone, chiaramente preoccupato Mahmuti e chiama immediatamente time out. Più 3 per l'Angelico che sta anche facendo forza su un ottimo Luca Garri, soprattutto in difesa ma non solo, 7 punti e 8 rimbalzi finora per il giocatore astigiano che all'andata con i 23 punti segnati il 29 di valutazione contro la Benettona ha collezionato le migliori prestazioni stagionali in questo senso, a dimostrazione che ha ampiamente capito come giocare contro forse il reparto più forte della stessa Benettona, i lunghi e la loro intesa. Garri ha attraversato un periodo difficile della sua ancora breve carriera, quando appunto è approdato a Roma, non ha mai trovato lo spazio e la posizione giusta con coach Repes, ha tornato invece a Biella, evidentemente il luogo gli fa bene, è tornato a casa, ha giocato un'ottima stagione fino a questo momento, adesso lo vediamo stanco riposarsi in panchina, ma chiaramente ha giocato un'ottima partita anche stasera in questo inizio di secondo tempo. Protagonista anche dell'altra vittoria di quest'ultimo periodo in trasferta di Biella, cioè quella a casa della Fortitudo con i suoi 17 punti, 6 rimbalzi e 7 su 10 dalla campo, dopo quella partita 4 così così per Garri e oggi di nuovo ad alto livello, palla persa da una Benetton assolutamente irriconoscibile, ma i meriti della difesa dell'Angelico sono davvero tantissimi, sbaglia la tripla Geremco, molto alto Wood, ma la palla è toccata da Brunner, controllata da Spinelli e Gaze con spazio per prendersi la tripla e segnarla con una leggera occhiata verso la panchina della Benetton, si sblocca Rhys Gaze, primo canestro dal campo del suo match. Io toglierei quel leggera all'occhiata che ha lanciato Gaines e oltretutto dal tipo di esultanza nel dopo canestro, direi che era chiaramente una partita che sentiva in maniera particolare questa. E non potrebbe essere diversamente, fallo in attacco intanto di Sandro Nizevic, ancora questa zona 3-2 che ha totalmente bloccato l'attacco della Benetton, qui la tripla di Rhys Gaines che si accorge con un attimo di ritardo di avere tutta questa libertà, il canestro segnato e poi il fallo in attacco di Sandro Nizevic. Continua il periodo negativo di questa Benetton che non riesce davvero a trovare la chiave di volta per battere la zona 3-2 dell'Angelico. E siamo sempre fermi a 2 punti nel terzo quarto per la Benetton che non è nuova a questo tipo di imprese alla contrario. Ricordate la partita di Montegranaro con un solo canestro segnato dal campo in tutto un quarto. Gran lavoro rimbalzo di Brunner, CJ Walla si fa valere ma una Benetton anche piuttosto incerta dal punto di vista dell'aggressività. Poi Wood attacca Valerio Spinelli. Spinelli ha esperienza, sa che l'ultima cosa che all'Angelico può permettersi in questo momento è un canestro in velocità che possa esaltare un po' una squadra come la Benetton che in questo momento è in difficoltà. Questo è un chiaro fallo d'esperienza di Spinelli, aveva evitato che Wood prendesse velocità con la mano destra, a quel punto è stato battuto con la mano sinistra, ha voluto immediatamente fermare con un fallo il contropiede. Fuori Nizevic, fuori Gary Neal che in attacco proprio non riesce ad incidere, 3 punti, 1 su 7 dal campo per un Gary Neal che si è un po' spremuto nella marcatura di Joe Smith, ancora a proposito di problemi contro una difesa la Benettona, contro la zona dell'Angelico, palleggio onesto, tiro da 3 punti importante di Massimo Bulleri. E in serate come questa così difficile avere la lucida follia di Massimo Bulleri può essere molto importante. E non è un caso, anche lui non si era visto in questa partita fino a questo momento, riesce a sbloccarsi proprio nel momento più difficile in attacco della sua squadra. Canestro del meno 3 di Massimo Bulleri, blocco di Gist per favorire Spinelli che si butta dentro, scarico fuori per Gist che ha spazio per il tiro da 3 punti, lo segna James Gist e la partita prende quota sulle ali di Gist, più 6 Angelico. Io erroneamente in precedenza, perché avevo guardato male le statistiche, ero convinto che Ghis tirasse non benissimo da 3, invece ha un ottimo 46%, chiedo scusa a lui e a tutti i telespettatori. Ancora un canestro a 3, un'altra palla recuperata dall'Angelico, anzi persa più che altro dalla Benetton, continua un Angelico veramente ottimo in questo secondo tempo.
Fuori Gaines, tra gli applausi della sua panchina torna Pietro Radori, banale palla persa dalla Benetton, più 6 e palla in mano per l'Angelico, 1.40 dalla fine sul campo, lo ricordiamo, dove quest'anno in campionato è passato solo il Montepaschi, altra grande prestazione dell'Angelico lontano da Biella. Ghist con la palla un po' ferma, tarda a muoversi, l'attacco dell'Angelico, però c'è il fallo di Bulleri su Pietro Radori. Bulleri e Aradori si erano allacciati vicendevolmente, vediamo in questa ripetizione proprio l'attimo in cui Bulleri era rimasto un attimo aggrappato alle braccia di Aradori, è stato fischiato il fallo al Trevigiano che dà altri due tiri liberi ad Aradori. Dentro Jura che fuori Ghist, non vuole rischiare un quarto fallo di un giocatore così prezioso, Luca Becchi, in questo minuto e mezzo abbondante che manca alla fine del terzo quarto. Aradori intanto in lunetta, 12 minuti in campo questa sera e 4 punti segnati che diventano 5 col tiro libero appena realizzato. Macuti ovviamente preoccupato, una Benetton che sembrava aver messo sulla strada migliore questa partita dopo l'ottimo inizio, ma l'Angelico davvero ha trovato la punta di salta. La chiave più importante del match, ancora difficoltà per la Benetton che adesso ha due trattatori di palla in campo come Dashon Wood e Massimo Bulleri. Wood che attacca la difesa schierata dell'Angelico, arriva fino in fondo a trovare il fallo di Greg Brunner. Attacca molto forte Wood il canestro. L'errore di Brunner è stato quello di abbassare le braccia sulle braccia di Wood, perché avesse semplicemente saltato e tenuto le braccia alte, per Wood non sarebbe stato facile segnare quel canestro. Fuori Bulleri e dentro, lo vedete, Daniele Sandri. Macuti non ha paura nel mandare in campo questo giocatore totalmente senza esperienza a questo livello, nonostante siamo sulla situazione di massimo vantaggio della partita per Biella, e c'è anche l'errore dalla lunetta di Dashon Wood. Non va mai dimenticato che Daniele Sandri, nato nel novembre del 90, prima di mercoledì scorso aveva giocato solo 2 minuti in Serie A in un paio di partite, nel quale era entrato alla fine negli ultimi secondi della match, poi l'esplosione contro Roma, i 21 minuti e i 10 punti segnati che gli hanno meritato questo grande attestato di fiducia da parte del suo allenatore. Più 7 adesso per l'Angelico dopo l'1-2 di Dashon Wood. Spinelli invitato verso il fondo, vuole andare verso il centro, sfruttare il blocco di Brunner. Jura con spazio per il tiro da 3 punti, non va, rimbalzo di Soragna, il fallo di Brunner, quasi senza volerlo, lottandosi, ha trovato le braccia dell'avversario. E anche questo un errore che ha graziato la Benetton, quello di Jurak. Mancavano 2 secondi appena allo scadere i 24. Chiaramente avesse segnato quel canestro da 3 punti, avrebbe portato a più 10 la sua squadra. Jurak invece è stato molto bravo con la sua esperienza Soragna a prendere il rimbalzo e a subire il fallo da Brunner. E Goran Jurak, che nel corso della sua carriera poco a poco ha messo un tiro da 3 punti quantomeno decente, sembra in grave difficoltà in questo periodo da questo punto di vista. Nelle prime 13 partite di quest'anno 13 su 35 da 3, nelle successive 10 0 su 10 che diventa 0 su 12 visti i due errori di questa sera. Striscia che ti entra anche un po' nella testa, no Riccardo? Quando la striscia diventa molto lunga di errori, il problema diventa soprattutto psicologico. Chiaramente non hai più quella sicurezza che ti permette di prendere la palla e tirare senza avere il minimo dubbio. Jurak sta probabilmente attraversando questo tipo di periodo, aggravato dal fatto che comunque non è un tiratore naturale da questo punto di vista. Spinelli trova proprio Goran Jurak, che comunque il suo contributo in altro modo lo ha dato in questa serata. Qui trova Joe Smith che piazza la tripla di un allungo Angelico che si spinge ai 9 punti di vantaggio a 36 secondi dalla fine del terzo quarto. E ancora questa zona 3-2, un rebus irrisolvibile per i ragazzi di Oktay Makhmuti, palla molto ferma nelle mani di Soragna. Rancic per Sandri, poi l'uscita di Wood, non riesce a penetrare per creare qualcosa la Benetton, trovato Sandri da 3 punti come contro Roma nel momento di difficile. La tripla del meno 6 a 13 secondi dalla fine del terzo quarto, tripla che è ossigeno puro per la Benetton. Spinelli provare a gestire l'ultima azione del terzo quarto per la sua Angelico, la finta di tiro sulla buona difesa di Wood. Jura che in qualche modo manda la palla verso il tabellone e trova un canestro molto fortunoso, ma figlio della grande voglia di attaccare la partita dell'ex giocatore dell'Olimpia di Lubiana. Segna Jura che i primi 2 punti del suo match valgono più 8 Angelico, a 10 minuti dalla fine 56-48, 14 punti di Smith da una parte, 12 di Nizzevic dall'altra.
Chiesero, andiamo a leggere insieme. Caserta che batte Montegranaro 8-8-8-1, vittoria larga dell'Automatica su Rieti 9-9-7-5, vince Ferrara a Cantù 79-76, mancano 2 minuti a Pesaro e il Montepaschi avanti di 10-9-6-8-6, la vittoria in rimonta dell'Air di Avellino 79-66. Sta per ricominciare il quarto quarto, attendiamo ovviamente il finale da Siena e poi vi proporremo la classifica di questa giornata in attesa poi del finale di questa partita dal Palaverde di Treviso, una partita, Riccardo, che Bella è riuscita a ribaltare in maniera anche inaspettata. Letteralmente ribaltata questa partita, perché l'Angelico aveva sofferto e non poco nel primo quarto, aveva giocato invece molto bene nel secondo quarto. Adesso con quella zona 3-2 che continua a creare grossi problemi a Treviso è riuscita a prendersi questi 8 punti di vantaggio. E Spinelli in palleggio, in slalom, prova a stare con lui Ranci che perde Brunner e la premiata ditta Spinelli-Brunner si mette al lavoro, più 10 Angelico. E ancora una volta Spinelli e Brunner ricordano sempre più davvero Spinelli e Rocca del magico momento napoletano di un po' di tempo fa. Ancora una volta molto bene l'asse play pivot. CJ Wallace ancora in difficoltà, è tornata a uomo la difesa dell'Angelico, fallo in attacco di Radoslav Rancic, il fischio di Ursi e tanti falli in attacco sono il sintomo più chiaro delle difficoltà della Benettona nell'affrontare questa difesa. E come il suo diretto avversario Jurak, anche Rancic ha perso molta fiducia nel suo tiro, ha rinunciato in questo caso diventando molto prevedibile con il palleggio e il tentativo di penetrazione. Jurak molto bene, si era messo nella posizione giusta subendo il fallo in attacco. Si rigioca la carta Nizevic, Oktay Mahmoud, Nizevic con 3 falli in campo, pallone per Smith con Spinelli e la coppiata più affidabile degli esterni di Biele, ancora Spinelli per Brunner, questa volta perde il controllo della palla proprio al momento dell'appoggio sul recupero su di lui dei lunghi della Benetton, Vude dall'altra parte, importante il lavoro di Spinelli anche in questo caso nel negare il contropiede alla Benetton, Jura con l'ottimo aiuto, poi Sandri si libera del pallone per Wallace, Soragna importante dall'angolo! Da 3 punti si affida al suo capitano la Benetton, -7. E io vorrei fare una statistica personale su Soragna e contare quanti tiri importanti nella sua carriera abbia sbagliato. Secondo me arriviamo al massimo a 2-3 forse. Davvero, è quasi sempre da questo angolo la mattonella di Matteo Soragna. Fallo in attacco di Aradori in questo caso. Stiamo rivedendo un tiro che potrebbe pesare nell'economia di questa partita. Nelle partite di basket spesso c'è un momento in cui le cose cambiano. È presto per dirlo, ma potrebbe essere stato quel tiro di Soragna. Indubbiamente questo sarà, se la Benetton dovesse continuare il suo recupero sull'Angelico, uno dei mattoni più importanti. E la palla adesso è per Bulleri, pressato da Aradori, nuovamente la difesa a zona per l'Angelico, fallo in attacco ed è il quarto di Massimo Bulleri contro Luca Garri. Massimo Bulleri ha trovato sulla sua strada Garri, che aveva preso una buona posizione davvero prendendo il petto. È un po' la specialità di Garri quella di prendere degli sfondamenti, il cantarello del nuovo millennio si candida a Luca Garri a diventare questo per il basket. E non sarebbe davvero male anche per la nostra pallacanestro avere un giocatore che sappia interpretare gli aiuti difensivi come ha fatto e fa tuttora nella sua lunghissima carriera. Davide Cantarello +7 per Biella. A proposito di quelle giocate chiave, teniamo a mente anche questo sfondamento preso da Luca Garri, palleggio in questo tiro di Joe Smith che non va, taglia fuori di Wallace, ma Garri sorprende Nizevic che poi lo stoppa e Wallace riesce a recuperare un pallone preziosissimo, apre per Bulleri, Sandri è già dall'altra parte, non riesce comunque ad andare in transizione la Benetton. Bulleri inseguito proprio da Garri in aiuto, Wallace importante dal mezzo angolo, -5 Treviso. E Spinelli è arrabbiato tantissimo con Luca Garri, perché credo almeno nelle intenzioni di Spinelli c'era quello di dire a Garri che aveva fatto una gran cosa prendendo il rimbalzo in attacco, dopodiché ha voluto forzare quella situazione quando doveva rigiocare probabilmente l'azione. Anche questo potrebbe essere uno di quegli episodi che conteranno molto alla fine. Eccolo qua Matteo Soragna, ne parlavamo prima, 2 su 5 nelle triple per lui, 7 punti ma anche 8 rimbalzi per il capitano della Benetton, che sta tirando in campionato molto bene da 3 punti, 44%, molto bene in Eurocup, lo vedete, ha chiuso l'Eurocup con una percentuale superiore al 50%, però arrivava da un momento complicato da questo punto di vista ed è un'altra
caratteristica di Soragna nel corso della sua carriera, di attraversare i momenti complicati al tiro da lontano. In campionato prima di stasera 3 su 16 nelle ultime 6 partite per Soragna, che però quando c'è da mettere il pallone pesante dentro il canestro lo fa quasi sempre. Ma infatti se la Benetton fosse stata avanti di 20 probabilmente questo tiro Soragna non l'avrebbe segnato, semplicemente perché conta e contava tantissimo quel tiro, lui l'ha segnato. Vediamo il finale che mancava, quello di Pesaro, 100-90 la vittoria del Montepaschi a casa della Scavolini Spara a completare il programma della giornata, anche se manca ovviamente questa partita e manca quella di Teramo che vi ripeto si giocherà il 30 aprile prossimo. Ovviamente vanno ancora valutati gli eventuali danni al Palas Capriano dopo il terremoto. Il rimbalzo per Bulleri che prova a correre inseguito da Spinelli, Bulleri di tornare sui propri passi, trova Sandri fuori per Wallace, la finta di tiro, Aradori riesce a non commettere fallo, si torna da Sandri e poi Nizevic contro Garri, Sandri da tre punti senza paura, non va Wallace a rimbalzo, il fallo di Pietro Aradori contro CJ Wallace che si conferma uno strepitoso rimbalzista. Davvero ancora una volta Sandri senza paura da tre, poi Wallace con l'ottima posizione su Aradori che non ha potuto far altro che commettere fallo. 11 punti, 10 rimbalzi di CJ Wallace, 13esima doppia doppia stagionale per un giocatore che, come detto, ha fatto un po' di fatica all'inizio a riadattarsi al nuovo ambiente e poi è tornato ad essere quello di capo d'Orlando. Quinta doppia doppia delle ultime 7 partite per CJ Wallace. Bulleri da tre, importante, non va, rimbalzo ancora di Luca Garri, un altro che sta attentando alla doppia cifra, alla doppia doppia, chiedo scusa, questo è il decimo rimbalzo della sua partita e sono 7 i suoi punti. Eccolo Garri in possesso di palla, il blocco di Jurak per l'uscita di Joe Smith, si apre Spinelli inseguito e recuperato da Bulleri, altro blocco di Garri, gioco a due che non si innesca se non in un ultimo momento quando Garri non si aspetta più il pallone. Era troppo difficile questo passaggio di Spinelli che forse doveva arrivare con un attimo di anticipo, Garri ormai aveva davvero poco spazio per poterlo ricevere. Pallone per Bulleri adesso, si lotta in mezzo all'area, Garri vuole stare davanti a Nizevic, secondo Ursi usa troppo le cattive maniere, fallo di Luca Garri e il terzo di squadra dell'Angelico in questo quarto quarto. Il fallo che non siamo riusciti a rivedere in questo replay è stato commesso a Garri perché chiaramente Nizevic aveva preso un'ottima posizione, ha dovuto usare le braccia a Garri per evitare che prendesse la palla. Ci spiegano in qualche modo Spinelli e Becchi, è tornato Rhys Gaines in campo per l'Angelico e Aradori a fare il Gerebco in punta in questa zona 3-2, comunque la zona molto allattata con Gaines che segue i tagli, pallone per Nizevic, gran movimento di Sandro Nizevic e l'Angelico finora ha tolto dal secondo quarto in poi proprio questa cosa che abbiamo visto, la ricezione del pivot in post basso, perché poi i lunghi della Benetton Nizevic in particolare se ricevono la palla sanno cosa fare. E l'abbiamo visto benissimo, era nei guai, Bulleri è riuscito comunque a trovare il croato in mezzo all'area che come sempre ha chiuso nel migliore dei modi. Altro rimbalzo d'attacco di Garri, altro rimbalzo d'attacco dell'Angelico che in questa specialità è una delle migliori del nostro campionato. Aradori da tre punti, importantissimo Pietro Aradori, è l'anima italiana dell'Angelico. Garri, Aradori e Spinelli a dare il più 6 alla squadra piemontese, meno di 6 minuti alla fine, 6-1, 5-5, Bulleri invitato verso il fondo dove lo aspetta Garri, palleggio resto e tiro di Bulleri, sfortunato però Nizevic viene perso a rimbalzo dopo il cambio difensivo, tapin del croato. E giustamente Garri ha guardato Aradori chiedendogli, io ero su Bulleri, tu dovevi ruotare e tagliare fuori Nizevic, così non è stato. Ed è una difesa che richiede molta concentrazione, il finale di partita potrebbe essere difficile da questo punto di vista visto che la fatica comincerà a farsi sentire sia nel fisico che nella testa dei giocatori. La grande pressione di Sandri su Joe Smith, c'è il fischio contro il giocatore della Benetton, Mahmouti prova a usare le sue gambe per stare dietro Joe Smith. A proposito di giovani che sta facendo bene in questo periodo, Pietro Aradori, e qui Sandri che perde l'equilibrio contro l'avversario, è scivolato Sandri praticamente crollando addosso a Joe Smith commettendo chiaramente fallo. La rimessa per Smith, tre falli commessi sia dalla Benetton che l'Angelico in questo quarto quarto, blocco di Garri, ci passa Gaines che si costruisce un tiro molto complicato che trova il primo ferro e il rimbalzo di CJ Wallace, subito l'apertura per Bulleri, resta in campo Sandri che sembra essere l'antidoto contro Joe Smith, almeno in difesa Nizevic con un tiro dei suoi a segno, pescato molto bene da Bulleri, torna meno 2 la Benetton. E anche qua vorrei un'altra personale
statistica su Nizevic, calcolando quante volte i suoi tiri toccano il ferro anziché toccare sempre e solo la retina. Davvero le mani morbidissime del giocatore di Pola, pallone che entra, esce e poi rientra di Joe Smith, che prova a mettere la firma su questa partita dell'Angelico, nuovamente più 5 per Biella, 6-4, 5-9. Benetton ancora in difficoltà contro la difesa di Biella, palla persa da Bulleri a Radori, fermato con il fallo da Sandro Nizevic. Nizevic ha fatto una cosa importantissima, anche se tra virgolette negativa, ha fermato un 3-1, chiaramente sarebbero stati due punti, senza ovviamente commettere il fallo intenzionale. Dall'altra parte Bulleri aveva forzato un po' una penetrazione scaricando direttamente le mani di Aradori. Quarto fallo di Nizevic, 4 falli di Nizevic, 4 Bulleri, sono anche 4 quelli di squadra della Benetton. Dunque l'Angelico dal prossimo fallo di Treviso andrà in lunetta. Gaines scambia con Smith, c'è il movimento di Smith da una parte, di Aradori dall'altra, sfrutta invece il blocco Gaines spezzando il raddoppio, quel palla difficile per Gist che tiene comunque vivo il palleggio. Va da Garri, spalla canestro contro Nizevic che prende posizione, fallo in attacco di Luca Garri. Bravo Nizevic con la posizione, anche in questo caso Garri ha attaccato un po' a testa bassa, è andato contro il corpo del croato cadendo poi a terra ma commettendo fallo in attacco. Time out in campo, Benetton recupera il pallone ma ha 5 punti da recuperare, 64-59 contro un'ottima Angelico Biella a caccia di quei due punti di cui parlava Marco Tripaldi nel corso dell'intervallo, quelli che varrebbero la definitiva salvezza e quindi la vittoria del personale campionato biellese. Chiaro che dovesse arrivare questa vittoria, oltre alla salvezza acquisita ci sarebbe un pensiero più che legittimo per i playoff. Un campo, quello di Treviso, è stato violato solo dal Montepaschi nell'ultima azione, diciamo che l'Angelico ha perso una palla una palla molto importante ai fini del risultato finale, un più 7 a 4 minuti alla fine sarebbe stato pesante. 4 dalla fine, invece più 5 con Biella che può guardare davvero con ottimismo, soprattutto se la condizione è questa, al proprio futuro. E questo è il futuro: dopo la partita di Treviso ci sarà quella in casa contro Udine, poi a Ferrara che è una delle squadre più in forma del momento. Noi abbiamo segnalato anche la situazione del confronto diretto contro Udine e Ferrara, ma se passerà qui a Treviso l'Angelico non dovrà più guardarsi davvero indietro, potrà guardare invece ad una lotta per i playoff che potrebbe passare anche dall'ultima giornata e dalla sfida di Pesaro contro la Scavolini Spar, battuta da Biella all'andata di 14 punti. Ma è ancora presto per fare queste previsioni perché mancano 4 minuti, poco più, al termine di questa partita, con Wallace che riceve contro la difesa adesso a uomo dell'Angelico, con Ghist che dopo il blocco è finito su Bulleri, adesso torna su Nizevic ma resta Garri su Bulleri vuole attaccare Luca Garri, prende la rincorsa, si butta dentro, porta a casa il fallo, non i due tiri liberi. Buona lettura di Massimo Bulleri. Ottima lettura questa del play trevigiano, ha aspettato che tutti i suoi compagni di squadra si schierassero dietro la linea dei tre punti, dopodiché ha attaccato Garri, chiaro il mismatch, è riuscito a ottenere il fallo e per i due tiri liberi. Ed è il quinto fallo di un positivo Luca Garri, 7 punti, 11 rimbalzi e uno strepitoso lavoro difensivo che fanno dimenticare anche le brutte percentuali in attacco, 2 su 5 da 2, 1 su 4 da 3, prestazione molto positiva di Luca Garri. Torna Brunner in campo al suo posto, Bulleri va a sbagliare il tiro libero del primo della sua partita, una Bulleri finora da 5 punti, 2 su 5 dal campo e 4 palle perse, sicuramente come vedete anche da queste cifre la prestazione peggiore da quando è tornato a Treviso. Questa è la 7ª partita per il Bullo in campionato con la Benetton. E comunque l'arrivo di Bulleri ha chiaramente cambiato in positivo l'annata della Benetton. Non è un caso che siano arrivate le vittorie in trasferta dopo l'arrivo del playmaker adesso trevigiano. Pallone per Smith contro Dashon Wood, fuori Sandri ed è tornato Matteo Soragna con Gaines adesso in palleggio, trovato Ghist che sbaglia completamente il tiro, pallone che viene toccato da Brunner, finisce nelle mani di Smith, il tiro che non va, si lotta per il rimbalzo, ancora Biella uscire vincente con il gran volo di James Ghist che riapre per Joe Smith, adesso può giocare anche un po' con il cronometro l'Angelico, perso Radori con spazio da tre punti, non va, rimbalzo di Nizevic, non paga dazio la Benetton che sta soffrendo tremendamente a rimbalzo, 12 rimbalzi offensivi dell'Angelico in questa partita. Wood in palleggio, trovato Nizevic, taglio di Wallace, perso da Ghist che rischia anche di commettere fallo, questa volta non c'è stata comunicazione da parte di Aradori sul blocco subito da Ghist.
Bella azione offensiva sull'asse dei due lunghi, un alto e basso con Nisevic che ha trovato un ottimo taglio di Wallace. Ghista adesso pasticcia un po', raccoglie il pallone, trova il fondo della retina anche con un po' di fortuna. Ghista ridà 4 punti di vantaggio all'Angelico, 6-6, 6-2. Wood in palleggio, il blocco di Wallace che poi si apre, taglio di Nisevic, il pallone per Wood, salta a zona la difesa di Luca Becchi, in angolo Soragna, esce Ghista, lo stoppa e poi la palla recuperata da Rhys Gaines. James Ghista con la sua velocità, le sue braccia lunghissime cancellano il tiro di Soragna e la palla nelle mani di Smith, adesso il consegnato di Gaines, ancora Joe Smith, Soragna travolge il blocco di Brunner, perso Gaines, gran palla dentro e che partita sta facendo l'Angelico. Ha fatto un passaggio Joe Smith davvero incredibile a Gaines, adesso 6 punti e 2 minuti, sono davvero tantini. Stoppata di Ghista, palla nelle mani di Soragna che non vuole arrendersi, va da Nisevic che rimane contro Joe Smith. Nisevic prova a buttarsi dentro, il fallo di Smith che non vuole consentire un tiro comodo al giocatore croato, per Joe Smith il fallo tattico, il terzo della sua partita. Wiggins proprio di commettere il fallo non è neanche rischiato. No, decisamente era talmente in alto che l'unica cosa che rischiava era di perdere i sensi per la mancanza di ossigeno, ma davvero gran stoppata, però è riuscito a recuperare la palla, mentre qui rivediamo il fantastico passaggio di Joe Smith. 5 assist di Smith, 4 stoppate di Ghista, anche in questi numeri la grande partita dell'Angelico, avanti di 5 punti a 1,54 dalla fine, ma la Benetton non vuole certo mollare sul campo sul quale finora ha perso quest'anno in campionato solo contro il Montepaschi. Nisevic col secondo tiro libero, assegno anche questo, 6-8, 6-4, 20 punti, 4 rimbalzi, 7 falli subiti da Sandro Nisevic. Smith in palleggio contro Dashaun Wood, faccia a faccia Bulleri contro Rhys Gaines, ancora Smith con il palleggio vivo, sale Brunner a portare il blocco, l'aiuto di Nisevic, perso provato Brunner, perso Ghista che si alza dall'angolo a 3 punti, non va, rimbalzo di Gary Neal che strappa il pallone a Daradori, Ghista a contenere la sua penetrazione, Becchi gli stava urlando non rischiare il fallo, non rischiare il fallo, Ghista lo commette ed è il quarto della sua partita. Un fallo che Ghist avrebbe dovuto chiaramente evitare, intanto manda in lunetta Gary Neal, ma soprattutto ferma il tempo dopo aver sbagliato quel tiro da tre completamente libero, probabilmente era anche dettato dalla frustrazione questo fallo. Per Gary Neal è il primo tentativo dalla linea del tiro libero della serata, lui sta tirando il 66,7% in stagione, va a segnare il primo nelle ultime 4 partite. 5 compresa questa, è 5 su 5 senza errori ma anche con pochissimi viaggi in lunetta per quello che fino a qualche settimana fa era il punto di riferimento numero 1 dell'attacco trevigiano, che sbaglia però il secondo tiro libero, si resta con 3 punti di vantaggio dell'Angelico, meno di 90 secondi alla fine, 6-8, 6-5, e Smith in palleggio, ancora Bulleri faccia a faccia con Gaines, non vuole neanche che riceva, Gaines riesce a recuperare il pallone lo stesso, sfrutta il blocco di Brunner, altro blocco dell'ex giocatore di Capodorlando, dentro per Gaines che va a inchiodare la schiacciata, e Rhys Gaines con la giocata del fuori classe nel momento più importante. Davvero gran giocata quella di Gaines, lo scarico ottimo su Ghista che non tirando da tre ha preferito la cosa migliore in assoluto, la schiacciata. Penetrazione di Wood, Wallace al volo per Bulleri che non trova la tripla, rimbalzo di Brunner e si entra nell'ultimo minuto con l'Angelico con 5 punti di vantaggio e la palla in mano. Smith per Gaines contro Gary Neal, vicina alla grande impresa la squadra di Luca Becchi, Gaines fuori per Aradori che attacca l'area, cerca il passaggio fuori, trova Brunner, il piazzato difficile per Brunner, segna Greg Brunner, più 7 Angelico, 37 secondi da giocare. E probabilmente Luca Becchi, se avesse dovuto scegliere tra i 5 giocatori in campo per un tiro da fuori, non avrebbe scelto Brunner, che invece l'ha ripagato alla grande. Adesso 7 punti di vantaggio, 37 secondi alla fine, poco più anzi di 37 secondi, per Treviso la strada è molto molto in salita. E Greg Brunner, zitto zitto, è arrivato a quota 10 punti segnati, 6 rimbalzi, 3 di questi in attacco, 5 su 9 al tiro dal campo per questo giocatore, Carlo ha definito opportunamente emulo di Mason Rocca, per l'intesa con Spinelli ma anche per il tipo di gioco che ha. Ci sono 10 punti segnati ma ci sono anche tante cose che non ci sono nei numeri, che fa Brunner normalmente per far vincere la sua squadra.
è davvero un giocatore molto solido anche fisicamente, riesce a fare quelle piccole cose che aiutano molto le squadre in cui evidentemente ha giocato Brunner. Come lui, comunque tanti suoi compagni di squadra stasera, condivido le parole del primo tempo di Atripaldi, che adesso sta quasi gioendo, anche se vuole calmare, aspettare la fine di questa partita prima di gioire definitivamente. Condivido, dicevo, le parole di Atripaldi riguardo a Gaines, che oggi magari non ha contribuito molto con i punti, ma ha fatto cose importanti, vedi l'ultimo scarico. E la classifica che avete visto riporta già 2 punti in più per Biella, per mostrarvi il salto che farebbe Biella se portasse a termine questa impresa sempre più vicina dopo il rimbalzo di Gist. Wallace va a commettere fallo su Joe Smith e la seconda sconfitta stagionale in campionato in casa della Benettone, molto molto vicina. Sì, direi che è cosa quasi fatta ormai, anche Smith in lunetta ovviamente andrebbe ad aumentare ulteriormente un vantaggio già consistente, perché 7 punti e soprattutto 26 soli secondi da giocare. Smith a segno col primo tiro libero, 8 punti di vantaggio, tutta la amarezza, la perplessità di Oktay Mahmouti, 2 su 2 di Joe Smith, altro grande protagonista di questa impresa biellese, 23 secondi da giocare, 7-4, 6-5, ha bisogno di un tiro veloce la Benetton, ma è ancora in grande confusione offensiva, continua a essere strepitosa la difesa della squadra di Becchi, sbaglia non di poco Mulieri, rimbalzo di Wallace, ma è davvero troppo tardi, i 2 punti del meno 7, si allunga ancora la difesa della Benetton, Wallace va a commettere fallo su Joe Smith, nervoso CJ Wallace, del resto la frustrazione di questa sconfitta inaspettata si vede tutta, ma i meriti dell'Angelico, ormai squadra assolutamente corsara, ci sono tutti. Davvero Biella deve pensare seriamente di giocare le sue partite casalinghe quantomeno in campo neutro, perché davvero se questo è l'effetto del giocare lontano dal nuovo palazzo, direi che trae grossi benefici dall'eventuale partita fuori casa. E poi siccome il nuovo palazzo di Biella è bellissimo e ci metterà davvero poco, credo, l'Angelico ad abituarsi, il futuro sarà, si prospetta davvero roseo per la squadra di Marco Atripaldi, che vedete sta già festeggiando, i tifosi biellesi arrivati fino qui a Treviso sono scesi vicino alla panchina a festeggiare con i giocatori. Si tratta, ve lo ripeto, di un'autentica impresa, quella dell'Angelico, che quindi coglie i 2 punti che di fatto mancavano per garantirsi la salvezza, ma adesso strizza davvero l'occhio al 7º, 8º posto nella corsa ai playoff. La Benetton può ancora arrivare nelle prime 4, ma questo è sicuramente un passo falso piuttosto pesante. C'è ancora 1 secondo da giocare, poi l'Angelico potrà definitivamente festeggiare questa vittoria che si materializza adesso. 76-69, l'Angelico sbanca il Palazzo.